È un giovane 17enne, Thomas Fusco, il vincitore della seconda edizione del concorso nazionale Miglior Allievo Serramentista, organizzato da Alu Scuola assieme alla Federazione CNOS-FAP, Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale. Alu Scuola è un progetto nato dalla volontà di alcune aziende, tra cui Savio S.p.A., di promuovere la formazione professionale di giovani indirizzandoli alla professione di serramentista in alluminio. La cerimonia di premiazione è avvenuta venerdì 18 maggio all'Istituto Professionale Teresa Gerini di Roma, in occasione della 19ª convention di Alu Scuola, che ha visto l'intera comunità nazionale dell'associazione ritrovarsi accolta dal direttore Stefano Millepiedi, affiancato da Don Petrosino, delegato CNOS-FAP Lazio. 5 le scuole coinvolte nell'edizione 2012 della gara: CNOS-FAP Teresa Gerini Roma, CNOS-FAP Ragusa, CFP Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, CNOS-FAP Torino Valdocco e CNOS-FAP Vercelli. Il concorso si è articolato nell'esecuzione di 3 prove eseguite nei 2 giorni precedenti la convention di Alu Scuola: il questionario tecnico-scientifico, la progettazione e la costruzione di una finestra ad anta ribalta. Il nostro ruolo all'interno di Alu Scuola è quello di progettare e realizzare più corsi possibili all'interno dei nostri centri di formazione professionale. Lo scopo principale di Alu Scuola è quello di formare i giovani, ma soprattutto quello anche di cercare di procurare manodopera al territorio di riferimento. C'è una certa difficoltà in questo, perché tra gli scopi principali di Alu Scuola è quello di ogni anno incrementare il numero di centri che fanno corsi di questa attività. La difficoltà però è dovuta sia da un punto di vista politico, perché ogni regione ha le sue problematiche legate ai fondi sociali e quant'altro, ai tipi di finanziamento dei corsi di formazione professionale e quant'altro, un po' anche perché i centri stessi hanno un po' paura di investire in figure che professionalmente sì hanno un riscontro dal punto di vista occupazionale, perché le ditte e le imprese che operano sul territorio hanno necessità di ragazzi formati con questa specificità, però il problema è che nella normativa italiana non c'è la qualifica operatore serramentistico, perché il tavolo Stato-Regioni ha stabilito 21 qualifiche di base sui percorsi triennali, quindi in uscita dalla terza media, all'interno della quale non c'è la qualifica serramentistica, c'è la possibilità di curvare l'operatore meccanico ad indirizzo serramentistico. Questa è la possibilità che molti centri utilizzano, oppure utilizzando altri tipi di finanziamento che non sono quelli legati all'obbligo formativo, fare corsi per ad esempio extracomunitari, giovani a rischio o quant'altro. Questa è un po' l'attività che i centri di formazione e che Alu Scuola cerca di far fare ai centri. E in effetti adesso la crisi colpisce anche l'ambito serramentistico, come ha detto giustamente lei, perché l'edilizia sta frenando un attimino per tantissimi motivi, non in ultimo la difficoltà di ricevere finanziamenti, perché uno, anche se si vuole fare il mutuo della casa, non è che è così facilmente. Stesso discorso vale per gli incentivi 55%, per il risparmio energetico e quant'altro, anche queste cose qua hanno avuto una battuta d'arresto. Però per l'inserimento nel mondo del lavoro, il primo inserimento nel mondo del lavoro, questo è fondamentale. Tant'è vero che in tutta Italia questi tipi di corsi sono quelli che riscontrano maggiore occupazione dei giovani in uscita. La difficoltà delle aziende è evidente, ma lo è in tutti i settori, però noi, questo settore della serramentistica, il settore dell'automotive, il settore della meccanica, comunque ci aiutano con gli accordi nazionali che sono stati fatti col CNOS nazionale a aiutare i centri sia da un punto di vista di attrezzature moderne, perché come vedete le attrezzature che noi abbiamo nei laboratori sono molto molto recenti, sia tecnologicamente preparare i formatori per preparare, poi riversare questa formazione sui giovani.